L'avvocato Marco Lenoci è uno dei genitori che sta portando avanti un discorso di protesta nei confronti dell'amministrazione per quanto riguarda l'aumento delle tariffe della mensa scolastica. Oggi un centinaio di genitori si sono recati sul comune di Acquaviva per parlare con il sindaco per chiedere una, diciamo così, una rivisitazione delle tariffe. Com'è andata? Com'è andata? Il sindaco ci ha ricevuti unitamente al dottor Tria, ma sembra che si possa dire che siamo arrivati a muro contro muro perché ci hanno detto che le tariffe non potranno essere riviste ed anzi non verranno riviste. L'unica disponibilità che abbiamo avuto da parte dell'amministrazione è quella di cercare di rivedere la fascia centrale, quella che va dai 10.000 euro di reddito ISEE fino ai 25.000 euro, però non ci hanno dato neanche garanzie da questo punto di vista, vedremo. Ecco, ma voi perché volete rivedere le tariffe? Allora, vogliamo vedere le tariffe perché nella delibera 109 del 2011 dell'amministrazione era stato previsto l'aumento delle tariffe ed era stato giustificato con il fatto che si sarebbe passati dal sistema di somministrazione in pluriporzione dei pasti al sistema del monoporzione. Oggi la ASL ha prorogato la possibilità di servire i pasti in pluriporzione fino a tutto il 2013, per cui a nostro giudizio, sulla scorta di quella che era la motivazione che andava ad aumentare i prezzi, riteniamo che non ci sia più la necessità e l'esigenza di rivedere i prezzi. E se il costo del servizio quindi è rimasto lo stesso, non c'è motivo di andare ad aumentare i prezzi e gravare di più sui cittadini. Ecco, fatti presenti queste cose al sindaco, che cosa ha risposto ai genitori? Il sindaco non è stato molto chiaro a proposito, anzi, ci ha semplicemente detto che non si possono rivedere i prezzi e che non hanno intenzione di rivedere i prezzi, ci hanno dato delle giustificazioni un attimino contrastanti, è vero il problema della pluriporzione, della monoporzione, ma ci hanno detto anche che hanno avuto meno trasferimenti dallo Stato e che quindi questo giustificherebbe l'aumento dei prezzi. Però nella delibera tutto questo non si regge. Va bene. Voi avete lanciato oggi anche una proposta al sindaco, ce la può spiegare? Abbiamo proposto al sindaco comunque di applicare i vecchi prezzi, quantomeno fino a Natale, perché fino a Natale, in attesa del nuovo appalto di gara, dell'aggiudicazione della nuova gara d'appalto, siamo in regime di deroga, vale a dire la vecchia ditta che dovrebbe fornire i pasti ai prezzi del precedente appalto, per cui non si giustifica affatto la revisione dei prezzi. Per l'anno 2011 abbiamo chiesto anche di rivedere almeno la fascia centrale e, ove possibile, di abbassare i prezzi del servizio mensa. La risposta è stata abbastanza secca, nel senso che tutto questo non verrà fatto. Ecco, ma lei ritiene giusto che ci sia un aumento dei costi delle tariffe in regime di proroga? Io credo che questo non si possa e non si debba fare, perché se siamo in regime di proroga o deroga, si dovrebbero applicare i vecchi prezzi. E la giustificazione che ci è stata data è ancora più disarmante, c'è da rimanere assolutamente increduli, perché ci hanno detto che parte dei soldi che noi versiamo per l'acquisto dei blocchetti verranno utilizzati per adeguare le strutture scolastiche. Ora, io ritengo che non sia assolutamente possibile che i soldi che noi formiamo per l'acquisto dei pasti vengono utilizzati per adeguare una struttura. Va bene. Possiamo dire quindi muro contro muro, genitori e amministrazione? Per il momento sì, perché abbiamo detto al sindaco che se non rivedono i prezzi, se non applicano almeno fino a Natale in regime di proroga o deroga, ripeto, i vecchi prezzi del precedente appalto, noi non faremo fruire i nostri bambini, non faremo partecipare i nostri bambini al servizio mensa. E questo cosa comporterebbe il mancato? Questo potrebbe comportare anche conseguenze abbastanza serie, nel senso che se la mensa continua a non partire, e soprattutto se non dovesse partire entro la fine di novembre, il tempo pieno, ci potrebbero essere ripercussioni sulla regolarità dell'andamento scolastico e anche sulle assegnazioni delle maestre e degli insegnanti.